Siamo con Dennis Iapichino a Colle di Valdelsa. La squadra sta pensando alla sfida di sabato contro il Pisa. Facciamo però un piccolo passo indietro, perché è arrivata questa importante vittoria a Lucca dopo una sconfitta invece brutta contro il Cuneo. Insomma, è stata una risposta importante della squadra. Sì, è stata importantissima la vittoria, perché siccome avevo perso la partita a Cuneo dovevamo di nuovo provare a dare una scossa a questo campionato e provare a vincere, e l'abbiamo fatto, è andato benissimo e ora tocca sabato contro il Pisa. Senti, a livello personale come sta andando la stagione in generale e questo momento del campionato? Io sto benissimo, fisicamente anche sto bene, adesso ho iniziato a fare anche un assist a Marotta, penso devo continuare così, però sta andando bene. Senti, sabato c'è la sfida con il Pisa, la partita dell'andata fu un pareggio, ma forse arrivò il primo segnale che questo Siena se la poteva giocare con tutti. Sì, abbiamo fatto una grande partita, lì si è visto che siamo una bella squadra e che ce la possiamo giocare con tutti, e quindi siamo stati tranquilli. Ora però tocca fare questi punti in casa, perché ci aspettano anche i tifosi nostri, vogliono questa vittoria, ci tengono molto, perché è un derby sentito e noi proviamo a far di tutto per portare questi tre punti a casa. Ecco, che sfida ti aspetti e che avversario ti aspetti, soprattutto considerando che insomma il Pisa non era partito benissimo, però poi si è rimesso in carreggiata? Sì, alla fine siamo lì ancora con i punti, è tutto aperto, noi dobbiamo pensare solo partita a partita e adesso pensiamo a Pisa. Secondo me loro anche vogliono vincere e faranno di tutto per portare anche loro tre punti a casa, però noi dobbiamo essere più aggressivi di loro e dare di tutto per questa partita, e poi abbiamo questi 8 giorni di vacanze e poi continuiamo il prossimo anno. Senti, in generale di questo campionato cosa pensi, considerando che è terminato il girone di andata e quindi un primo bilancio lo possiamo fare, considerando anche che il Siena deve recuperare la partita? Io mettevo la firma se mi dicevano 4 mesi fa che siamo lì sopra. Sta andando così, sto godendo questo momento con Siena, con tutti qua attorno, sta andando benissimo, continuiamo così. Io non metto un obiettivo, non voglio mettere un obiettivo proprio iscritto, vedo partita a partita ogni weekend, così andiamo avanti.